di presentarvi Emilio Bianchi Show. Ma allora uguale, cioè proprio la sigla uguale, precisa, cambia la radio, però c'è sempre Pepiniello in regia, ci sono sempre io davanti al micro. Dovete vedere Pepiniello stamattina, anche se non ha tantissimi capelli, diciamo, ecco. Quei pochi che ha sono rizzi proprio così, Pepiniello, stai calmo, stai tranquillo. Ma non ti devi... sono tranquillissimo. Buongiorno, possiamo dire buongiorno Lombardia? Buongiorno Lombardia. Scusa, se ci ascoltano in Piemonte, facciamo figli e figliastri subito. Hai ragione. In Emilia Romagna e in Veneto, perché è Radio Lombardia. Ma poi siamo in periodo di voto, non possiamo... Assolutamente. Signori, all'Emilio Bianchi Show, io non so quante volte oggi nominerò il nome dell'altra radio, no. Ma è probabile. Lo dico subito 10 volte, così ci giochiamo subito. Va bene. No. Tanto lo dirò. Lo so già l'abitudine. Perché quando uno per quanti anni? Non so, 35, 40, 45 anni, e un po' trasloca. Salutiamo tutti, in particolare un saluto, diciamo, deferente al direttore, che immagino sarà Luca Levi, quando... che si sarà svegliato presto stamattina, penso, per ascoltarci. Quando si arriva in un posto nuovo bisogna un attimino, è un grande direttore, naturalmente, alla Fantozzi, è giusto, facciamoci voler bene, giusto. Salutiamo tutti i tecnici, tutti i colleghi, Paola Farina che tra poco ci raggiungerà con le notizie. Paola Farina l'ho vista molto felice stamattina di vederci, perché di solito lei ha fatto un bel sorrisone quando siamo arrivati. Era convinto. Sì. E poi ringraziamo anche, non facciamo nomi, il titolare di Radio Lombardia, che ha ben pensato, peggio per lui, io di ospitarci, e sarà lì all'ascolto anche lui quest'oggi. Dunque, di solito si partiva con l'almanacco? Sì, di solito sì, si partiva con l'almanacco. Facciamo la stessa. Va bene, vado con l'almanacco. Vai con l'almanacco. Oggi il 4 ottobre, Caio, Crispo, Francesco soprattutto, oggi patrono d'Italia, Santa Chiara e Santa Francesco sono due... Non lo sapevo, sai, mi hai dato una notizia, sono così abbi pazienza, sotto un sacco di altre cose, questa non è che sei di Parabiago, no, l'accento. Petronio e Quintino, auguria, Francesco Baccini, oggi compie 61 anni. Quando ti innamorerai di me? Quando mi darai auguri Elisabetta Liviani, ne fa 68. A Claudio Bracchino, giornalista, ne fa 61. A Susan Sarandon, ne compie 75. Alicia Silverstone, l'attrice, ne fa 45. Vi ricordate di Sandy Martin? Oggi compie 62 anni. Le vecchie. La scrittrice Jackie Collins compie 80 anni, Chris Lowe, Pet Shop Boys compie 61 anni e Ignazio Boschetto, che è uno del volo. Chi è Ignazio dei... mi fai una domanda, forse quello dei voli, quello col pizzetto? Può essere Boschetto, quello che ha il pizzetto, sai che dei tre ce n'è uno col pizzetto? Quello grande e grosso? È un po' più grosso, dovrebbe essere lui. Comunque ne fa 27. Va bene. Auguri. Auguri, 27 anni, l'aforisma del giorno. È una gran furbizia saper nascondere la propria furbizia. Vai maestro.